dispiace Massimo. Stai a fare il perimezzo della situazione quando sai benissimo tutto quello che è successo. Perché a gennaio, a febbraio, quando ci siamo visti con Emanuele, lo sai, te l'ho detto, ti dissi tutto quello che era successo. E il nostro problema di organizzare liste civiche. Non vedo qual è tutto sto. È diventata una cosa di giurisprudenza. La politica, uno va e liste, ti incontri con Tizio Caio. Quando ti ho contattato, da quel momento sono stato leale fino all'ultimo con te. Tant'è vero, caro Massimo, ti dissi al ballottaggio, sto dicendo una bugia, no, no, io, dissi, Massimo, io ho scelto di. Ti sto dicendo una. No, io ho sempre detto, ho sempre leale di così. Poi, dopo. Da quando io ti ho contattato non mi sono più visto mai. Io ti ho fatto una domanda, è vera o non è vero questo incontro con la Giannone presso il bar del sindaco a cavallo tra il 26 aprile e la presentazione? Assolutamente no, a posto. Assolutamente no, perché l'ultimo incontro che Emanuele lo facemmo, ma molto prima di contattarti, ma tanto prima, tant'è vero che decidemmo con la mia lista di organizzare appunto il listone nostro, di chiamare il mio amico, io chiamai il mio amico De Cristiano di Colonisti, tu facevi parte di Cristiano di Colonisti, ti chiamai, io dissi agli amici delle liste, posso provare con il mio amico del gruppo De Cristiano di Colonisti che è avvocato, è dell'area nostra, proviamo a sentire, ti contattai, ti ho portato su. Abbiamo fatto, anzi, facemmo pure un lavorone perché tu dicesti in poco tempo, in 40 giorni, abbiamo fatto un ottimo risultato. Poi, il momento del ballottaggio, io ho scelto, te lo dissi, non ho fatto niente. Ho fatto una domanda che credo che sia lecita alla luce di quello che sta succedendo. Non è per essere rimesso, ma è da non essere presi per i fondelli. Ma io ho preso un giro. No, io ti sto dicendo una cosa, ti ho detto una cosa, sono stato che chiudo, scusa Presidente se sto interloquendo. La questione è questa qua. Se questo incontro c'è stato o non c'è stato, se Tizia ha millantato un qualcosa o vi ha diffamato. Se è vero o non è vero, voi state dicendo che non è vero, quindi immagino che anche Trinca confermerà questa situazione. Quindi, gennaio, attendo fiducioso la denuncia che verrà fatta e finisce il discorso, io non ci mancherebbe. Punto. Posso?